alle profondità di colore nero della mina, alle altezze che tanto sono piaciute a Giovanni Paolo II, al nostro Papa che tanto abbiamo avuto in amore, in preghiera e in considerazione. Passeremo allora dal buio della miniera a collocare un'opera messa in campo dall'arte della nostra capacità produttiva per fare sì che coloro i quali hanno conosciuto le profondità del buio, dello sporcato del carbone, poi possa trovare invece la potenza della luce dell'altezza della montagna. Che valore ha questa bella iniziativa che è durata 4 giorni? Perché quest'anno? Soltanto per un fatto, diciamo, di consistenza degli anniversari? O perché avvertiamo in un momento così tagliente della vita dell'Europa il bisogno di fare sì che venga ritrovata l'occasione di una riflessione all'altezza, adulta, matura, su quello che sta accadendo? E quello che sta accadendo perché merita di richiamarci l'attenzione? Perché qui sta saltando il concetto di cittadinanza. Noi siamo passati dalla cittadinanza nazionale, che ha riguardato l'Ottocento e il Novecento, ad un bisogno di cittadinanza internazionale ed europea che caratterizza questa fase della vita collettiva internazionale della grande comunità. Qual è stato il problema che noi abbiamo messo nella storia e oggi rendiamo oggetto di commemorazione? Dei cittadini che vivevano in un luogo della mancanza, che era non solo l'Abruzzo, non solo genericamente l'Italia, ma molto il centro-sud. Mancavano all'appello in Abruzzo 350.000 occasioni di lavoro, 1951, 1.277.000 abitanti contava l'Abruzzo. Avevamo soltanto 100.000 occasioni di lavoro, 100.000 persone che vivevano di reddito da lavoro, 350.000 erano quelli che non avevano lavoro. Soltanto dal distretto Pescara, Manoppello, Letto Manoppello, all'interno di questa realtà, di questo fuoco minerario, Letto Manoppello, Manoppello, si mettono in cammino 350 persone. Provincia di Pescara, all'interno di queste ellissi, Manoppello, Letto Manoppello. Molti di questi guardano con interesse a ciò che veniva presentato come facile, a portata di mano, interessante numericamente. Quel benedetto, maledetto manifesto colore rosa che venne collocato negli anni 50 sulle pareti di molti paesi del mezzogiorno italiano, che diceva: lì c'è il denaro facile, c'è il lavoro che dura, c'è il rispetto del vostro progetto di vita, è consentito a chi partirà di portare anche la famiglia. Si parlava di comfort, di comodità, di redditi, della facilità di arrivare in Belgio velocemente a carico di coloro i quali offrivano il trasporto. Quel manifesto era un inganno. Un inganno, vedete, gli inganni come partono? Gli inganni partono quando c'è l'ipercertezza, la grande certezza. E la certezza perché c'era che si potesse mettere in campo un inganno? Perché c'era una grande manchevolezza che era di energia all'Italia. All'Italia mancava l'energia. Oltre a mancare il lavoro, probabilmente oggi diremmo che mancava il lavoro anche perché non c'era l'energia, l'energia delle risorse fondamentali. Allora parte questo accordo tra il Belgio e l'Italia, un accordo che gli storici hanno rubricato come l'accordo uomo-carbone. E questo accordo intondì molta parte dell'Europa, con la potenza del Belgio che era un paese coloniale, che riusciva a prendere dove c'era tutto quello che a loro servivano, dagli uomini alle altre risorse. È così che nasce l'idea di quel manifesto colore rosa che una ragazza di Serra Monacesca, credo che si chiami Enrica Buccione, ha saputo anche riprodurre all'attenzione di questa contemporaneità attraverso una bellissima mostra che io vi invito a visitare presso i locali del bellissimo edificio dell'Aurum di Pescara. Si riproduce proprio la violenza di quel manifesto con la capacità purtroppo educativa di quel manifesto. Partirono in tanti, da Letto Manoppello in tanti, non sono tornati 6 dei nostri concittadini di Letto Manoppello. Di Manoppello erano 20? 23.
60 furono quelli che lasciarono la vita di lì dell'Abruzzo, in un quadro italiano molto preoccupante, al quale si aggiunge anche il quadro preoccupante del sangue versato da altre famiglie, da altre persone, di altri paesi dell'Europa. Qual è l'insegnamento? Altrimenti facciamo la retorica e la retorica è piena di vuoto. L'insegnamento è questo. C'è stato allora un problema di dignità della persona che non venne rispettata. Noi avevamo un cittadino e dei cittadini che venivano considerati cittadini nei sistemi paesi, cioè io italiano probabilmente mi metto in cammino per essere rispettato in Italia, ma se vado fuori vengo preso in considerazione come un mucchio di carne. Questo era il problema, il fatto che non ci fosse un'idea della dignità della persona che dovunque andava rimaneva tale, questo è il punto. Poi è arrivata l'Europa e guardate che l'Europa comincia a muoversi con la sua forza 7 mesi dopo la vicenda di Marcinelle. 25 marzo del 1957 a Roma si firma il... E guardate che l'Europa ha avuto 2 spinte. La spinta della Seconda Guerra Mondiale che per paura ci mise insieme a fare l'Europa e poi dentro a quella intuizione dell'Europa nata dalla paura e dalle intuizioni di Churchill, di De Gasperi, di Adenauer, nasce un'altra iniziativa, l'approvvigionamento energetico. E anche lo spazio economico europeo comune ed è la CEE, che nasce in ragione proprio della riflessione del corpo e del sangue di quelle vittime. Allora il pensiero religioso cristiano ci insegna a dare corpo e conto del valore e della dignità della persona. Nella Carta fondamentale dell'Europa, che non è diventata Carta costituzionale, si parla di dignità della persona. La Costituzione tedesca parla di dignità della persona, la Costituzione italiana parla di dignità della persona, però non c'era ancora una consapevolezza che stabilisse questo. Quando Fanfani e De Gasperi dicono partite perché di lì trovate il lavoro, significava che non c'era né la forza di potere dare luogo qui al lavoro e neanche l'idea di quanto questo potesse significare dramma. Io ringrazio molto quelli che hanno mantenuto accesa la fiammella in questi 60 anni, che sono prevalentemente privati cittadini. Geremia Mancini di Manoppello, per esempio, ha svolto un ruolo fondamentale in questi lunghi anni, dagli anni 90 fino ad oggi, siamo a 26 anni. Un sindacalista, diciamo anche dal percorso anomalo, con una bella sensibilità personale, con una libertà in testa che non è di tutti. Poi le altre frange sindacali, espressioni sindacali che non voglio denominare, e poi naturalmente i parenti delle vittime. Qui abbiamo una persona che si è distinta, Nino, ma il preside Nardicchia che ha parlato in ragione di quello che ha fatto, seminando, organizzando un'attenzione anche nel mondo della scuola, perché è di lì che bisogna ripartire. Allora, per evitare la retorica bisogna dare le giuste dimensioni alle cose e bisogna assumere un impegno educativo nel futuro. Nella realtà del luogo della tragedia, nella miniera, nella mina è nata adesso una realtà, io dico, di istruzione, un museo che fa istruzione lì a Marcinelle. Noi dobbiamo fare la stessa cosa a Manoppello, facendo nascere in un luogo simbolico un luogo di formazione. Il sindaco è alle prese con questo impegno, io sono convinto che ce la faremo, la regione ci mette le risorse. Il presidente Mattarella incoraggia questa iniziativa con tutto quello che può significare l'incoraggiamento. La Fondazione Pescara Abruzzo assicura un finanziamento annuale per garantire una vita di qualità a questa realtà. E qual è la vita di qualità di una istituzione che voglia coltivare la memoria? Organizzarci anche attività di scambio culturale tra l'Abruzzo, l'Italia, quella parte di Europa che è il Belgio, ma non solo. Fare in modo che anche il patrimonio linguistico si conservi. È straordinario quello che è accaduto l'altro giorno ad opera di Di Rupo, di Elio Di Rupo, che ha raccontato la sua vicenda. Concludo con un pensiero. Io spero che entro questo fine anno riesco a portare un abruzzese illustre che è consigliere della Casa Bianca, Alec Ross. È stato consigliere di Bill Clinton, adesso è consigliere strategico della Casa Bianca con chiunque vincerà. È un abruzzese della provincia di Chieti.
oggi è una delle persone più ascoltate al mondo, rivendica questo patrimonio di abruzzesità e lui dice: chi partì allora era contemporaneamente un eroe, un santo, un imprenditore, poiché voleva a tutti i costi realizzare un progetto di vita per sé, per i propri figli e per i propri nipoti. Alec Ross oggi è una delle persone più ascoltate al mondo, forse si dice potere, padre, si dice potere, è una delle persone con più potere al mondo, perché quello che lui dice poi si fa, e in sociologia il potere è questo. Alec Ross dice: non odiate l'allontanamento, lo spostarsi da un luogo per andare in un altro luogo non è un fatto di inciviltà. Diventa un fatto di inciviltà se dove si va non ci sono le regole, non c'è il rispetto, non c'è la considerazione delle persone. Noi dobbiamo distribuire questo. Elio Di Rupo, che ha trovato una terra dove ha trovato la durezza di quella terra, l'assenza del sole, lui si sentiva chiamato maccherone, non puoi entrare qui perché sei italiano. Poi è diventato capo del governo. La principessa Astrid, se è venuta, è venuta perché mi ha aiutato molto lui. Mi ha aiutato Mattarella, ma mi ha aiutato molto lui. Ed è straordinario che dalla debolezza, dalla povertà, dalla mancanza, dalla non validità, dalla totale assenza di tutto sia nata poi una forza che è classe dirigente del paese. Io vado a Bruxelles ogni 10-12 giorni e misuro la forza di quest'uomo. È straordinario, lui sta creando anche accoglienza per giovani generazioni dell'Abruzzo. C'è una ragazza di Cepagatti, Ambrosini, la figlia, la nipote di Ambrosini, che ha fatto il sindaco, credo che si chiami Lucrezia Iannone, la nipote di Franco Ambrosini, che adesso sta facendo un corso nella fondazione generata, un corso di patrimonio linguistico e storico nella fondazione che ha insediato Elio Di Rupo. Anche questa è una maniera di ricordare, commemorare e fare in modo che nel patrimonio si stabilisca il vincolo. Allora, grazie a Letto Manoppello, questo paese ha dato tanti contributi, ce ne occuperemo a parte separatamente, ma non potevamo non dare questo livello di riconoscimento. Vi invito tutti a salire a Passolanciano, ringrazio ancora quelli che hanno consentito questa riuscita, il sindaco, i miei collaboratori, le forze dell'ordine, le espressioni della comunità che siete voi qui. Vi assicuro che dentro questa vicenda noi stabiliremo anche un ulteriore significato per la vita di questi territori. Io quando sono andato a Marcinelle e ho visto il museo, un via vai di persone che cercavano senso, significato, l'appartenenza con quei luoghi, volevano ritrovare che cosa è stato nel passato. Anche questo significa dare collocazione culturale ad una regione, evitare il grigio che a volte caratterizza le regioni. Questo è un paese, questa è una zona, è un distretto, è un bacino, al pari degli altri comuni che qui sono rappresentati dagli altri sindaci, che è pieno di significato, lo dobbiamo soltanto fare splendere. Oggi abbiamo voluto dare un contributo in questa direzione. Un grande abbraccio a tutti.